Torna la saga della famiglia Florio nel nuovo attesissimo romanzo di Stefania Auci, L'inverno dei leoni. Leonardo Rossi. Il pubblico vuole sentire delle storie che appassionino e che siano scritte nella maniera più lineare possibile. E io non mi stancherò mai di ripeterlo, lineare non significa banale, lineare significa che tutti possono leggere. E se a dire queste parole la scrittrice che è riuscita a rendere La storia dei Flori un libro da 650.000 copie in Italia e 32 traduzioni nel mondo, c'è da crederle. E nell'Inverno dei Leoni continua la saga della famiglia siciliana. E si riprende la narrazione esattamente nello stesso momento in cui si è interrotta nel primo volume, quindi con la morte di Vincenzo. Scopriremo come la famiglia arriva prima all'apogeo e poi lentamente, ma in maniera inesorabile, scivola verso un declino che la porterà a perdere tutto quello che è stato guadagnato dalle due generazioni precedenti. Il libro è anche la storia di due donne straordinarie. In questo secondo volume troviamo due altre donne straordinarie che sono Giovanna Dondes e Franca Iacona di San Giuliano. Un testo che racconta luci e ombre di personaggi forti e contrastanti. Beh, è la storia di due generazioni, se da una parte abbiamo una figura forte come quella di Ignazio, dall'altra parte abbiamo Ignazio che si trova a dover amministrare il potere della famiglia, il potere economico della famiglia, soltanto a poco più di 20 anni, un ragazzo che si trova davvero immerso in qualcosa che è molto più grande di lui e che un po' lo schiaccia. Non sono stata io a raccontare Florio, sono stati i Florio a permettermi di raccontare loro. Raccontare Florio parte tutto dai miei riti del mattino. Io per quasi 6 anni mi sono alzata quasi sempre alle 5 del mattino, se non anche prima, ed era il momento consacrato, dedicato unicamente alla scrittura. La casa era immersa in un silenzio placido, ovattato, c'era spazio per i pensieri, c'era spazio per creare la storia. E poi da lì, a poco tempo dopo, avrebbe avuto il pieno spazio la vita reale, quindi con gli impegni del mio lavoro, della famiglia, della quotidianità. Però questo non ha mai significato per me uscire del tutto da quel mondo interiore in cui vivevo, in cui ero immersa durante le prime ore del mattino, perché talvolta bastava davvero una sfumatura, uno sguardo, un taglio di luce, un'immagine che incrociavo per strada per ritornare dentro quel mondo, dentro quella famiglia. I Florio sono stati una sorta di famiglia adottiva per me, appunto, per quasi 6 anni. Poi c'è stata Palermo con le sue strade, con la sua luce, con la sua particolarità. L'inverno dei leoni, come del resto anche i leoni di Sicilia, sono nati proprio grazie all'amore che io ho nei confronti di questa città, che è così forte, così particolare. È un legame da un certo punto di vista viscerale, dall'altro punto di vista è sicuramente un legame di grande attrazione, di grande passione. E la storia dei Flori non avrebbe potuto vivere, non avrebbe potuto venire fuori se non fosse stata proprio grazie alla vita che ho respirato qui a Palermo.